quella di garantire una migliore integrazione dei profughi, i cui tempi di permanenza in Italia si stanno allungando, e quindi quelle di consentirgli una vita più tranquilla, di offrirgli una minima possibilità lavorativa, insomma di consentirgli di passare questo periodo nella maniera migliore. E dall'altro lato purtroppo c'è il discorso che gli sbarchi continuano, aumentano, sono più frequenti e i problemi di carattere di accoglienza li conoscete quanto me, c'è chi li accoglie bene, c'è chi non li accoglie bene, alcuni sindaci collaborano, altri sindaci non ne vogliono sapere. Quindi ci troviamo a affrontare questa situazione sotto questi due aspetti. Siamo sicuri che sotto il primo, con l'aiuto dei sindaci, con l'aiuto delle organizzazioni sindacali, con il loro aiuto, qualche passo avanti lo potremo fare. Sotto il secondo profilo ci occorre una mano da tutti per cercare di sopportare in senso tecnico, diciamo, cioè di essere pronti ad accogliere queste nuove ondate di arrivi. E chiaramente qualche problema c'è, anche perché abbiamo avuto un brevissimo preavviso. Siamo riusciti a sistemarli con qualche difficoltà, che però difficoltà che verranno stemperate tra oggi e domani. Torno a dire, ci aspettiamo che tutti i sindaci per primi collaborino per rendere meno pesante possibile questa accoglienza. Non c'è qualche sindaco che non li vuole accogliere, ci sono sindaci preoccupati dalla permanenza di queste persone, preoccupati dal fatto che la permanenza di queste persone possa influire su caratteristiche della loro comunità, del loro centro abitato, sulle attrattive turistiche e così via. Io penso che affrontando correttamente la situazione si possa superare questo problema, e considerato che noi abbiamo in Irpinia ben 117 comuni, io penso che con una ripartizione corretta sul territorio possiamo sostenere bene questo tipo di accoglienza. Nata mondiale del rifugiato, quali gli obiettivi? Obiettivo primo è superare il trattato di Dublino, che è un ostacolo immenso per tutti quanti per quanto riguarda l'integrazione sia in Italia che nella zona euro. Anche la giornata dei diritti, e vogliamo affermare che ci siano i diritti alla libertà, alla libera circolazione, anche all'emancipazione. Ecco perché chi è in fuga deve godere di questa libertà di poter muoversi senza aver timore oppure ulteriori ostacoli di evitare un paese perché deve rimanere soltanto in Italia. Ecco perché il governo si trova a confrontarsi con delle difficoltà strutturali e noi abbiamo adesso iniziato una raccolta firme per poter superare questo trattato. Invitiamo in questo modo tutti i cittadini a poter seguirci. Quali sono le difficoltà che incontrano gli immigrati? Le difficoltà sono quelle del primo approdo: bisogna imparare la lingua, bisogna conoscere il territorio, bisogna capire i punti forti e deboli di un sistema dove uno può trovare l'opportunità. Ecco perché c'è anche l'attesa, il tempo che gioca molto in questa faccenda, che psicologicamente potrebbe pure diminuire qualcosa, però bisogna essere forti in questi casi. Quella è la difficoltà, perché le procedure sono abbastanza lunghe, ma oggi di meno rispetto ai anni passati, quindi nell'arco di un anno si chiude tutta una procedura. Secondo il rito abbreviato, in effetti. Secondo lei l'Italia è un paese razzista? Razzista, perché se uno pensa che l'Italia sia razzista, allora l'Italia lo è. Se uno pensa che l'Italia non sia razzista, l'Italia non lo è. Io credo che è una questione di logica, e non possiamo neanche dire che quando ci sono problemi l'Italia sia un paese razzista. I problemi vanno risolti. Magari la comunicazione buona va fatta per spiegare alla gente perché molta gente, se un paese ha 100 richiede d'asilo, perché stanno lì. Allora, se poi la popolazione sa che questi immigrati devono lasciare il paese, viaggiare verso un altro paese, non è più il razzismo. Quindi è una questione del sistema, bisogna dire queste cose alla gente, perché meno la gente li sa le cose, più si versa nella facilità dicendo che il razzismo non è il razzismo. Penso che c'è ben altro, ci dobbiamo organizzare per risolvere i problemi.